Tappadasti per 10 executive chef americani ospitati dall'ICIF, l'Istituto di Cucina Italiana per Stranieri di Castiglione d'Asti. Martedì mattina questi chef statunitensi, provenienti da diversi ristoranti dell'azienda Wolfgang Puck, hanno incontrato Aldo Petronio del ristorante 32 Ordi di Corso Savona per una lezione sulla pasta fresca direttamente nella sua cucina. Tagliatelle, agnolotti, alplin e tagliarin sono stati quindi i protagonisti della sua lezione. Va bene, è stato molto interesse appunto da parte di queste persone che arrivano un po' da tutte le parti degli Stati Uniti, quindi dico, hanno appunto tantissimo interesse per il nostro prodotto e fa poi piacere constatare che apprezzano anche dei prodotti legati a questo territorio piemontesi come l'agnolotto. Assolutamente sì, che è l'agnolotto del Plin e il tagliarin 30 tuorli, che sono un classico appunto della nostra zona. Incuriositi sui metodi e sugli strumenti di preparazione, gli chef americani hanno dimostrato uno spiccato interesse per la tecnica degli italiani. D'altronde la pasta l'abbiamo inventata noi. Colpiti dall'alta qualità delle materie prime utilizzate, gli chef hanno anche posto domande sulle tecniche di conservazione della pasta all'uovo, specie se si lavora in un paese con il clima caldo, come per Michael Tira, capo chef del ristorante Lupo di Las Vegas. Sono molto interessato alla cultura culinaria italiana, ci dice Michael. Spero di riportare negli Stati Uniti le tecniche di preparazione corrette. In America amano molto il cibo italiano, è un cibo che dà molto conforto. E sicuramente il conforto è anche per i manager dei ristoranti, se si pensa che in media in una buona struttura si arriva a pagare un piatto di pasta fresca $25. Questo educational tour sulla cucina italiana e sui prodotti è stato organizzato dall'ICF, l'Italian Culinary Foundation. Dopo le lezioni con i maestri italiani, 10 chef americani si sono cimentati in prove di cucina. Tra gli altri ristoranti astigiani visitati, il San Marco di Canelli, il Cascinale Nuovo di Isola d'Asti, la Barbera di Costigliole e la Trattoria di Bologna di Rocchetta Tanaro.